so quello che tu mi dirai. Metti, ma quando ti dirà, guarda, già solo arrivare è una grande vittoria. Magari anche un proverbio che dice a tua nonna, che dice, come i corridori si vedono all'arrivo. Ah, bravo, sì, senti, però, come hai detto tu, per me è una vittoria, come stai? La coppa ce l'ho tante, non mi interessa, stare qui, la macchina appena provata l'altro giorno, è una grande soddisfazione, quarto di classe, centesimo assoluto. Ecco, io corro, il primo rally l'ho fatto cercando il 1999. Quindi confermi che ci possono essere quei periodi che uno molla un attimo, magari si ferma, ti prendi magari un momento sabbatico, però poi ti torna, stranamente poi all'improvviso uno si sveglia la mattina e se non sai che quella gara la voglio fare, ti torna quella voglia, sai che sei arrugginito, devi toglierti quella luce. Guarda, circa 3 anni fa ho piantato il chiodo, come si dice, no? Ho preso di luce. Sì, dovete farmi la foto perché Marco Oddi, l'aneddoto su Marco Oddi, io la prima volta che poi mi sono imbattuto in una gara che fu proprio un ceccano e il primo pilota con il quale mi sono imbattuto fu proprio Marco Oddi, avevo un po' più di capelli all'epoca, scherzo sempre. Stasera voglio il poster anche tu, pubblichi sempre un poster molto simpatici. Marco Oddi, eccolo qua, numero 28, insieme a Bruni Antonio. Lo so fatto te oggi sul campionato. Oggi sul campionato, posto giusto.